siete stati dal 5 al 9, ricordo sì, bene? Siamo partiti 5 al 9 aprile. 5 mattina presto con questa piccola delegazione formata da me, dall'amico Stefano Pescatore, che diciamo è già abbiamo fatto altre esperienze similari quando c'è stata la guerra in Bosnia. E poi c'era il figlio di Daniele, figlio di Stefano scusate, e poi c'era anche la fidanzata Oksana, Oksana, che è una ragazza di origine ucraina che vive, in Italia da tantissimi anni, e loro dobbiamo ringraziare loro, in quanto tutto è partito da loro, no? Da una loro iniziativa, che avevano un contatto con un'associazione in Ucraina, Ali di Libertà, precisamente un'associazione onlus che si trova a Leopoli. Poi a loro volta questa associazione ci ha fatto mettere in contatto con altre realtà. Questa è la mappa, scusa se ti interrompo, mappa che vi porta... Sì, questo è il percorso che noi abbiamo fatto, oltre 2000 km in andata, quindi 4000 km in tutto, insomma in pochi giorni. Li avete percorsi? Li abbiamo percorsi. No, diciamo in macchina, questo volevo dire, con i mezzi. Facendo all'inizio una tappa a Graz, e poi da lì poi una tirata fino al confine polacco-ucraino. Precisamente a Reben, dove quindi siamo arrivati la sera, abbiamo pernottato, e la mattina quindi c'era l'incontro con il bilico, il tir, che doveva portarci questo materiale. E dicevo, tutto è iniziata perché con questo contatto di questa associazione Onlus, che è un'associazione che cura in particolar modo, fa assistenza a tre ospedali a Leopoli, tre ospedali pediatrici e oncologici, e in questa fase della guerra, di questa scellerata guerra, fanno anche assistenza a rifugiati e a feriti di guerra. Bene, e da lì è partita questa corsa di solidarietà, insomma, no? La raccolta, abbiamo raccolto oltre 10 tonnellate, dico bene, poi 130 quintali circa, sì. E quindi, e noi siamo stati lieti, felici, anche perché poi noi eravamo certi che una volta nelle mani di questa associazione, loro a loro volta hanno frammentato la raccolta con tanti diversi pulmini, e erano portati in diverse direzioni, diverse aree, sì, interessate specialmente dalla fuori città, fuori la provincia di Kiev e di Leopoli, perché nelle periferie, come oggi si sta sentendo sempre di più, c'è stata una devastazione enorme, no? Sia in andata che di ritorno dell'esercito, quindi hanno devastato tutto, non avevano nemmeno acqua.